È in continua evoluzione la prolifica attività degli Odvalla. Che cosa raccontate in quest'ultimo CD? Ma questo è, essendo un doppio, c'è anche il DVD, quindi c'è l'elemento visivo, quello che dai dischi sfugge e che negli ultimi 6-7 anni con questi danzatori senegalesi, ma parigini a tutti gli effetti, ormai si è concretizzato, e quindi il CD, come dire, celebra l'elemento visivo oltre a quello musicale in una maniera più concreta. Questo è uno degli eventi che si inserisce nel grande ventaglio dell'Open Jazz Festival. Qual è la filosofia che anima questa manifestazione e quali le peculiarità di questa edizione? Allora, questa è l'altra faccia dell'Euro Jazz Festival, che invece si svolge a marzo. L'Open nasce con anche caratteristiche di contaminazione war, quindi l'inserimento di forme come appunto la danza, la pittura. Non voglio dire che è una manifestazione più etnica, ma sicuramente ha colori diversi. Oltre a quello c'è il fatto di averla pensata da zero 10 anni fa, averla sviluppata in un percorso ampio su comuni diversi, fino ad averla centrata negli ultimi 4 anni tra Ivrea e Banchette, e secondo me abbiamo fatto crescere molto, tant'è vero che abbiamo già sold out da ieri su quasi tutte le date. Il festival apre con gli Odvalla. Nel caso del vostro spettacolo sarà il canto ad armonizzarsi con la danza, in che modo? Allora, noi abbiamo degli spazi principalmente di improvvisazione, spazi liberi dove la voce si libra, diciamo, leggera e si integra con la parte musicale già esistente e soprattutto con la danza, quindi diventa uno spettacolo a più voci, la voce naturalmente cantata e poi quella delle percussioni e la voce del corpo della danza. Darete molto spazio all'improvvisazione? Sicuramente sì, è la parte più interessante, quella che ci stimola maggiormente, perché siamo tre cantanti di derivazione jazzistica. E colgo l'occasione per presentare Sabrina Olivieri e Marta Raviglia, che sono due cantanti molto brave. Marta viene da Roma e Sabrina da Milano, ci siamo riunite per questa occasione, esperte di jazz naturalmente, quindi di utilizzo della voce come strumento, cioè no, la voce è uno strumento insieme a un'orchestra di percussioni. Il sabato chiudiamo con Paolo Freso e Uri Kane, di cui abbiamo già i biglietti esauriti da un paio di giorni. Credo che sia una manifestazione comunque che abbia un rilievo. Oggi avevamo intere pagine su Repubblica e sulla Stampa. Credo che, pur non essendo centrale per qualcuno, la cultura continui a essere l'unica speranza, sia per avere cittadini migliori, ma per questo territorio, se posso dirlo, per quel dopo Olivetti che non ha saputo immaginare spazi culturali che producano quello di cui si è parlato anche prima nell'incontro, ovvero sia persone che riflettono, si trovano, si aggregano. Certo, è una manifestazione che costa quasi 35.000 euro, di cui 25 li abbiamo cercati e trovati come sponsor. Forse la riflessione che va fatta è se la società, anche se in momenti di ristrettezze nella regione, nella provincia, non si rende conto che questo compito forse competerebbe a loro. Mantenere in piedi un ricco palinsesto come il vostro di questa qualità non è semplice, quindi come ci riuscite? Appunto, trovando sponsor sensibili come Adidas, Isis Papyrus, ma soprattutto quello che dico anche nel cappello del libretto, c'è un gruppo di lavoro che è del Ivrea Jazz Club e Music Studio, che nel volontariato crede in quella cosa che altrove potrebbe essere una proloco. Non detto in senso negativo, nel senso che c'è bisogno che qualcuno vada anche a Malpensa a prendere un musicista senza pensare necessariamente di recuperare i soldi che ha speso, però non si può farlo per tutta la vita.